Ex cao ordo, dal caos l'ordine, afferma un motto delle scuole esoteriche, con chiara allusione a questo diritto dovere di liberare dal caos della materia indifferenziata l'ordine e la perfezione dell'opera compiuta. Unica condizione perché questo processo di liberazione possa avvenire è che in partenza a essere lavorata sia una freestone, una pietra con certe qualità di base e non una pietra così dura da non poter essere mai perfezionata. Nell'ambito del discorso sul simbolismo della pietra, la pietra squadrata per eccellenza è rappresentata da un cubo sul quale è poggiata una piramide a base quadrata, un triangolo la cui base poggia sul lato superiore di un quadrato. Su un piano strettamente figurativo abbiamo così qualcosa che ricorda la stilizzazione estrema della forma del tempio, il perimetro delle mura e il tetto a piramide. In questo tempio in muratura, il cubo, il quadrato del disegno, vuole rappresentare anche la pietra fondamentale, mentre la piramide, il triangolo, raffigura la pietra di vertice. In altre parole, abbiamo la prima e l'ultima pietra dell'opera unite insieme a formare, sia sul piano figurativo sia su quello speculativo, l'opera nel suo complesso. A proposito di questa figura, sul piano esoterico potremmo aggiungere alcune interessanti osservazioni. La pietra di fondamento, il cubo, è simbolo dell'umano, mentre la pietra di vertice, la piramide, è simbolo del divino. Se osserviamo i due solidi uniti secondo una prospettiva facciale, come li vediamo nel disegno tracciato, notiamo un quadrato sormontato da un triangolo. In altre parole, il quaternario come materialità, perché indicativo dei quattro elementi di base, sormontato dal ternario, la spiritualità. Significato del tutto è che la materia, il corpo, assistita dallo spirito, ci assicura l'opera perfetta. Sempre secondo la prospettiva facciale, possiamo anche affermare dall'uno, il vertice della piramide, discende il 2, gli spigoli del triangolo. Andando a chiudere, scaturisce il 3, il perimetro del triangolo, da cui deriva il 4, il quadrato, per formare infine il 5, nell'insieme così completato, il pentagono, dato dal perimetro della figura risultante dall'insieme del quadrato più il triangolo. Secondo la tradizione esoterica, ciò vuol dire dal principio divino l'uno, mediante la duplice polarità maschile e femminile, solare, lunare, eccetera, si produce la completezza del ternario, corpo, anima, spirito. Quando il ternario si espande nel quaternario, i quattro elementi, terra, acqua, aria, fuoco, si ha la completezza dell'essere, il pentagono, si raggiunge quel qualcosa che era definito la quintessenza. Sono principi che ritroviamo anche altrove. Un famoso assioma dell'alchimia afferma l'uno diventa due, il due diventa tre e dal terzo ridiventa uno come quarto. In altre parole, ancora una volta, la completezza della quintessenza. Nella scuola pitagorica, 1 più 2 più 3 più 4 uguale 10 è la formula della sacra tetrarchis, che come la quintessenza esprime il senso della totalità, ma anche l'unità. 10, 1 più 0 uguale 1. Da ciò puoi facilmente renderti conto come i simboli iniziatici attingano effettivamente a una tradizione antica di millenni. Alla luce di questi principi esoterici, torniamo al simbolismo iniziatico della pietra per completare il concetto. L'adepto è egli stesso una pietra viva. In lui e con lui si opera il passaggio dalla costruzione materiale all'edificazione spirituale. Dato però che non si fa nulla senza lavoro, soprattutto quando si parla di costruire, che si tratti di costruire una cattedrale o di costruire l'uomo, un tempio di pietra o un tempio interiore, non si costruisce a casaccio e ovunque. Soltanto con il supporto di tutti i simboli esoterici della tradizione, soltanto quando è munito degli attrezzi del mestiere,
Soltanto quando è ispirato dalla volontà di riuscire, l'iniziato può progredire. All'uomo è data la possibilità, mediante il lavoro individuale e collettivo, di via via affinarsi sino alla completa realizzazione di sé. L'adepto diviene perciò pietra di fondamento e pietra di vertice nella costruzione del proprio tempio interiore, inizio e fine in un ampliamento progressivo della propria coscienza che lo conduce, nella sua forma compiuta, come vertice della piramide, all'uno, all'essere supremo.